bene, finalmente tempo di Weakness. Ne abbiamo saltate. Abbiamo, io ne ho saltate tre. Vabbè, insomma, questa Weakness senza desideri eretici è un'etrina. Quindi l'almanacco, l'elonga. Io, come al solito, a mettere insieme i fatti mi sono divertita come una pazza. Quindi, per citare la mia maglietta, the facts were these. L'8 settembre del 1504 Michelangelo svela il David, che in origine era in Piazza della Signoria ed è stato spostato alla Galleria dell'Accademia nel 1873. Aveva cominciato il 13 settembre del 1501, quindi di fatto ci aveva messo appena meno di 3 anni. Io non so tu, ma in 3 anni faccio fatica a costruire qualcosa con il fimo. L'8 settembre del 1888 viene trovata la seconda vittima ufficiale di Jack lo Squartatore, cosa che si collegherà anche in Neo. Si tratta di Annie Chapman. L'8 settembre del 1930 la 3M mette in commercio lo scotch, cambiando per sempre il nome del nastro adesivo trasparente. E l'8 settembre del 1966 è la data della premiere della prima serie di Star Trek. In realtà andrà in onda molto meno di quanto tu creda, secondo me, cioè fino al 3 giugno del 1969. Il 10 settembre del 2008 viene acceso per la prima volta l'LHC al CERN. Dell'11 settembre non si può non parlare. L'ho detto mille volte, è uno di quei casi per cui ci si chiede a vicenda tu dov'eri quando l'hai saputo. Ho raccolto un po' di informazioni. Come tutti, credo che sia uno di quegli eventi che ha talmente cambiato l'esistenza di tutti che non si può ignorare. Il conto alla fine è di 2.996 morti. All'inizio era molto molto più alto. E mi chiedo se non sia uno di quei casi un po' da prezzo psicologico, no? Per farci tutti pensare, beh, alla fine non è andata così male. Io stavo studiando per letteratura inglese 2, stavo leggendo Graham Greene, e mi telefonò un amico gridando, accendi la tv, e io ero concentrata, no? Dove? Cos'è che devo accendere? Lui, ovunque, qualsiasi cosa, accendi! Ti metto nel box un sacco di link interessanti, se per caso vuoi farti del male. Su YouTube ci sono le dirette dei più grandi network americani, e quello che è mostruoso è che sono filmati di circa 2 ore e cominciano con 2-3 minuti di programmazione normale, quindi magari con notizie dalla borsa, con un talk show proprio da casalinga annoiata, e all'improvviso tutto si interrompe perché succede questo disastro. Ed è pazzesco perché all'inizio sembrava impensabile che stesse succedendo quello che sembrava star succedendo, e quindi nessuno lo chiama col suo nome. Ho anche scoperto, non lo sapevo, ma c'è la webcam fissata su quello che adesso è il monumento a coloro che abbiamo perso negli attacchi dell'11 settembre. E oltre a tutto questo ci sono altre 3 cose che ti voglio consigliare, fatto così all'americana apposta. Subito dopo gli attacchi dell'11 settembre uscì un volumetto che si chiama Heroes, il cui sottotitolo è I creatori dei più grandi supereroi onorano i più grandi supereroi americani. E sono una serie di tavole di appunto grandi disegnatori di fumetti che ritraggono e sono dedicate a i grandi eroi dell'11 settembre, quindi i poliziotti, i vigili del fuoco, tutte le squadre di intervento che arrivarono a cercare di aiutare quello che c'era, quello che si poteva aiutare. C'è ovviamente sempre per farsi del male, molto forte, incredibilmente vicino, il libro, ma anche il film che io trovo eccezionalmente ben fatto, e Tom Hanks è immenso, c'è poco ma è immenso, e Sandra Bullock è molto molto sottovalutata secondo me. E infine c'è il discorso di David Letterman, fatto la settimana successiva, insomma la prima trasmissione dopo l'11 settembre. È americanissima ed è super pro-americano ed è un popolo che si credeva intoccabile. Quindi se maltolleri, ecco, l'americanità o l'americanismo, questa è una bella overdose. Però se al di là di tutto questo ci sono le considerazioni su quante vite umane sono state gettate via in questo modo assurdo, David Letterman fa un gran bel discorso. Cambiamo argomento, anche se l'11 settembre è giornataccia in generale, perché nel 1792 viene rubato il French Blue, cioè un diamante gigantesco più o meno azzurro. Sono le fasi iniziali della rivoluzione francese, tant'è che poi nel 93 viene ghigliottinato Luigi XVI, all'inizio a ottobre viene ghigliottinata Maria Antonietta. Il diamante scompare. Pare sia arrivato a Londra nel 1792 e ovviamente sia stato tagliato di nuovo
per nasconderlo, per non renderlo più altrettanto riconoscibile. Diviso in due parti, la parte più grande di questo gigantesco French Blue è diventato il famoso diamante Hope. Pare porti una sfiga sensazionale. Per fortuna pare porti sfiga soltanto a quelli che A. l'hanno posseduto, B. sono più o meno imparentati, vicini a qualcuno che forse quasi l'ha posseduto. Il 13 settembre del 2005 inizia Supernatural. Il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 precipita sulla Luna, diventando però di fatto il primo oggetto costruito dall'uomo ad arrivarci. Il 16 settembre del 1620 da Plymouth parte il o la Mayflower, ci mette 2 mesi ad arrivare a Cape Cod. Il 18 settembre del 1837 apre Tiffany & Co., che all'inizio si chiamava Tiffany & Young, perché fondato da Charles Lewis Tiffany e Teddy Young. Veniva definito un negozio di cancelleria e articoli di lusso. Il 19 settembre del 1879 si accendono per la prima volta le luminarie di Blackpool. Si chiamano Illuminations, spesso per parlarne basta soltanto la parola lights. Nel 2013 per la prima volta sono rimaste accese 73 giorni e la stessa cosa vale per il 2014, tant'è che quest'anno saranno accese fino al 9 di novembre. È il più grande light show gratis del pianeta. Sono 6 miglia di lucine. Hanno tutta la sezione Doctor Who. E c'è un altro dettaglio Doctor Who, perché allora il punto è che ogni anno per accenderle, nella cerimonia che viene definita The Big Switch On, viene chiamata una celebrità. Nel 2007 suddetta celebrità è stata David Tennant, cosa che puoi vedere succedere nel suo video diary, di cui ti metto il link qua da qualche parte. Quest'anno, dicevo, la sezione Doctor Who pare massiva, quindi se non altro per questo io ti consiglio di dare un'occhiata. Certo, se puoi vederlo dal vivo, io adoro Blackpool, anche se effettivamente è super turistica ed è uno di quei posti che per certi versi è un po' patetico perché è fermo agli anni 70, a me intenerisce, insomma, io sono cresciuta andando al mare con i nonni a Gabice, che è stata uguale per 28 anni, quindi forse è anche per questo, però a me piace Blackpool. Se ne hai occasione io ti consiglio di darle un'occhiata. C'è un acquario bellissimo. Il 21 settembre del 1937 esce L'Hobbit in 1500 copie. Nella prima edizione ci sono grandiose differenze, principalmente su Gollum e il capitolo 5, che poi diventerà Riddles in the Dark, cioè il racconto di come Bilbo sia entrato in possesso dell'anello. È geniale come non solo Tolkien abbia riraddrizzato la storia, ma abbia incluso il fatto di aver dovuto riraddrizzare la storia e l'abbia spiegato nella storia. Per cui se mai riuscirai a leggere la prima versione dell'Hobbit, quello è Bilbo che racconta una bugia. E a proposito di Hobbit, il 22 settembre è Hobbit Day! È il compleanno sia di Bilbo che di Frodo. Bilbo nasce nel 2890, mentre Frodo nasce nel 2968. E rimanendo sempre in argomento, il 23 settembre del 3018, secondo il conteggio della terza era, Frodo lascia la contea per andare a distruggere l'anello. Arriverà al Monte Fato il 25 marzo. Quindi di fatto il Signore degli Anelli dura 6 mesi. Il 23 settembre del 2002 viene rilasciata al pubblico la prima versione di Firefox. Quando io ho iniziato a usare prima Safari e poi Chrome, mio fratello, che invece è molto affezionato alla volpina di Firefox, mi mandava vignette strappalacrime come questa per convincermi a tornare indietro, il vile. Il 23 settembre del 63 prima di Cristo è anche il compleanno di Augusto. E a questo proposito ti metto il link alle stanze di Augusto che hanno aperto a Roma. Credo che abbiano aperto da una settimana o da pochissimo, non so fino a quando resteranno aperte, credo che sia veramente una di quelle occasioni per poter dire io una cosa del genere l'ho vista con i miei occhi. E il 26 settembre del 1968 esce Abbey Road. C'è la webcam sull'attraversamento di Abbey Road. Se sei triste, hai tempo di passare 10 minuti. Passali sulla webcam di Abbey Road. Perché in 10 minuti ti capiterà di vedere 1, 2, 4, 22 scemi che si mettono così sulle strisce pedonali. O magari si mettono in posa anche in modi più complessi. È molto divertente e molto spesso vedi in coloro che stanno soltanto passando in macchina un grande esempio di tolleranza e di affetto nel confronto degli sconosciuti, per cui magari tu stai andando da qualche parte, magari devi andare a lavorare e ci sono questi scemi che si mettono sul passaggio pedonale, beh, i più riflettono sul fatto che è l'occasione di una vita per qualcuno per il quale potenzialmente quello è un momento davvero molto prezioso e io non ho mai visto nessuno osare rovinare quei momenti. Secondo me è una di quelle cose che scaldano un po' il cuore, ecco, quando gli umani sono carini con altri umani. Il 27 settembre del 1905
E uguale mc al quadrato fa il suo ingresso nel mondo attraverso la rivista Annali di Fisica, che riceve l'articolo di Einstein che si intitola L'inerzia di un corpo dipende dal suo contenuto di energia. Non so esattamente se sia per questo, ma il 27 settembre del 1998 è anche la data che in retrospettiva Google ha scelto come il proprio compleanno. Lo sai che forse i nostri figli o i nostri nipoti faranno turismo spaziale? Perché il 28 settembre del 2008 è anche l'anniversario del lancio del Falcon 1, che è la prima navetta spaziale privata lanciata dalla SpaceX. È una cosa che sembra veramente uscita, ma neanche da un romanzo di fantascienza, da un fan service di fantascienza. Quindi se non sai cosa sia la SpaceX, ti metto qualche link così per leggerne qua e là. Settimana di grandiosi anniversari televisivi, perché il 22 settembre del 1994 inizia Friends, cioè 20 anni fa, e 10 anni dopo inizia Lost, cioè 10 anni fa, che forse potrebbero essere riassunti nel migliore e più deludente finali di ogni tempo, rispettivamente. Dispiace, io faccio parte della scuola per cui il finale di Friends è perfetto, il finale di Lost, finali perfetti sono diversi. Ho avuto delle settimane veramente molto indaffarate, quindi di nuovo sono molto poco informata su quello che succede nel mondo esterno. Sono piena di desideri e sguardi sognanti verso il futuro e il mondo esterno, perché per adesso io e la mia vita sociale siamo su due linee parallele che non si incrociano mai. Allora, a un certo momento è uscita la grandiosa notizia che fosse stato identificato Jack lo Squartatore. Ti metto il link, è una cagata, perdonami il francese, hanno avuto un riscontro del 100% di un DNA su una delle vittime. Che vittime erano esattamente le vittime di Jack lo Squartatore? Delle prostitute. Bizzarro trovare del DNA su di loro, no? È invece stato identificato quasi con certezza forse il miglior video di gatti di sempre. Ti metto il link qua da qualche parte, il punto clou è l'audio. Cominciano i bisbigli su Fight Club 2. Pare confermato il cast per la seconda stagione di True Detective, che non sarà effettivamente una seconda stagione ma qualcosa di simile a Black Mirror, quindi con un cast tutto diverso. Pare che al timone ci siano le facce di Colin Farrell, che mi sta benissimo, e Vince Vaughn, che mi sta un po' meno bene. Però, visto che sulla carta non avrei dato un nichelino bucato neanche al cast della prima stagione, Fede, stai zitta e non sbilanciarti perché magari è di nuovo un capolavoro. Pare che Bill Lawrence, creatore di Scrubs, e Zach Braff siano di nuovo al lavoro insieme. Tutti quanti speriamo che sia per finalmente portare sullo schermo Dr. Acula. Ho già parlato del post su Tumblr, quello che io chiamo Must Not Die, in cui vengono elencati tutti i film in uscita, specialmente made in Marvel, nei prossimi anni. Ecco, ce ne sono ancora. Il 12 febbraio 2016 è ufficialmente la data di uscita del film di Deadpool. È stato uno di quei casi in cui il popolo di internet si è alzato, ha detto la sua e ha ottenuto un film. Adesso bisogna vedere se è uno di quei casi in cui, appunto, attento a quello che desideri e alla fine diventa un lanterna verde. A favore ci sono i primi test screening, che secondo me sono molto positivi. Contro, non perché io ce l'abbia con lui, anzi, ma semplicemente per vicinanza, c'è Ryan Reynolds e il fatto che il film abbia ottenuto un rating PG-13. Se conosci anche solo un minimo una vignetta di Deadpool, sai che questo è un grosso mistero. A prezzo di cosa sia stato ottenuto un rating del genere non si sa. Come, peraltro, possono già avere un rating per un film che esce tra 2 anni e che quindi potenzialmente è 20 minuti di girato, è altrettanto misterioso. Un dettaglio su Deadpool, se per caso lo vuoi conoscere e magari già non lo conosci, è nato nel 91, ma soprattutto nel 94 è stato protagonista di una miniserie fatta da Mark Waid. Mark Waid l'ha disconosciuto dopo, ma quello ce lo dimentichiamo, perché noi a Mark Waid vogliamo bene, perché Mark Waid ha inventato Impulse, che è un personaggio che io adoro, della famiglia dei Flash. Non ti spiego tanto di Impulse, ti basti sapere che, anche se adesso lo si vede incarnato in Young Justice League of America nei Teen Titans, aveva la sua testata dal 95 al 2002 e appunto è un nipotino di Flash in un albero genealogico veramente molto incasinato. Se ancora non ti ho convinto così, guarda 2 o 3 immagini, perché è uno di quei teenagers che viene disegnato con i capelloni, i piedoni e per il resto tutto smilzo. E soprattutto a un certo momento ha un clone gemello cattivo che si chiama Inertia. Io mi sono innamorata di Impulse quando, forse nel primo numero, lui sta per andare a scuola il giorno dopo ed è molto nervoso perché ha cambiato scuola. C'è una pagina che è divisa in 9 vignette e a una prima occhiata sembra
una serie di vignette qualsiasi, c'è semplicemente la stessa inquadratura del letto da sopra di Bart e lui che si rigira nel letto, no? Per cui è sempre in tutte posizioni diverse, sempre più strane perché cerca di dormire. Appena stai un attimo più attento, però ti accorgi che la sveglia che è sul comodino è sempre sullo stesso millesimo di secondo, quindi ti rendi conto che lui si sta sì rigirando nel letto, ma come un vortice. Questa è una sezione così estemporanea per parlare di due film che non vedo l'ora di vedere. C'è anche un piccolo dettaglio di qualcosa da fare fuori da Azeroth, in particolare qualcosa da fare a Londra. Se per caso torni da Blackpool, che sei andato a vedere le luci, ecco. Ci sono due film che attendo con ansia. Mr. Holmes, che dovrebbe vedere la luce nel 2015, non c'è ancora una data, e Mr. Turner, che invece esce il 31 ottobre. Per Mr. Holmes si sa un po' pochino. Sappiamo che si tratta di una storia di Sherlock Holmes ormai in tarda età, ritirato in Sussex, che sta lì con le sue api, che si ricorda di un caso non risolto 50 anni prima. Sono molto contenta di aver letto su IMDb del coinvolgimento in Mr. Holmes di Hiroyuki Sanada, che è un attore che io amo moltissimo e che abbiamo già visto in Helix, in Extant, e soprattutto in un ruolo superbo in Sunshine, che è un film che io amo molto. Ma volevo principalmente parlare di Mr. Turner, che è sì in avanti, ma in arrivo prima. Protagonista e il Mr. Turner del titolo sarà Timothy Spall, che tu conosci certamente come Peter Pettigrew, ma oltre a quel ruolo lì ne ha anche uno molto bello in un film altrimenti eccezionalmente deludente, che è Upside Down. Se vuoi vedere una grande idea che finisce meh, guardati Upside Down. Forse dopo puoi farne una versione riedita, per cui lo fermi prima che peggiori. In onore di Friends, come quando Joey mette nel frigo piccole donne perché non vuole vederlo finire male. Joseph Mallard William Turner. Lo sai che a me danno sempre fastidio i nomi col puntino quando non sai per cosa stia il puntino, quindi cerco sempre di scoprire come effettivamente si chiami la gente, anche se poi non me lo ricordo mai e quindi mi riferisco a Turner sempre solo come Turner. Io non vedo l'ora di vedere Turner fatto in film, perché ma Turner credo che sia uno dei pittori preferiti di mia madre, un po' di questa passione è arrivata giù anche a me. Hai presente dove si incontrano, quando si incontrano alla National Gallery, 007 Daniel Craig e Q? L'incontro avviene davanti a un quadro di Turner che si chiama The Fighting Temeraire, dipinto nel 1839. La storia della Temeraire, altrimenti nota come l'eroina di Trafalgar, è uno di quei momenti veramente commoventi della storia. C'è una splendida pagina della National Gallery sulla Fighting Temeraire, in cui ti viene spiegato perché è fatta così. Il punto è che la nave veniva trasportata da Sheerness a Rotherhithe, e se Turner l'avesse ritratta come effettivamente è successo, non avrebbe avuto il tramonto alle spalle. Ma lui aveva bisogno di usare la Temeraire come il simbolo di un'era che finisce, e forse di un'era che gli altri si sono permessi di dimenticare. Lui si sente personalmente offeso perché la Temeraire deve andare a morire così, come se non fosse niente. E quindi la dipinge come una nave fantasma, trascinata da un rimorchiatore nero e cupo e pesante, pieno di fumo, con alle spalle un tramonto color sangue. E anche se in realtà avevano già tolto gli alberi alla Temeraire, li avevano già riciclati, lui la dipinge esattamente com'era, ma che batte bandiera bianca, come se la Union Jack l'avesse disconosciuta e lei si fosse arresa. Si chiama l'eroina di Trafalgar perché quando si resero conto che l'ammiraglia, cioè la Victory, era sotto un pesantissimo fuoco di cannoni, la Temeraire semplicemente fece una manovra impossibile e suicida per mettersi in mezzo tra le navi nemiche e proteggere la Victory. Naturalmente nel frattempo Nelson era stato colpito. Era stato colpito non soltanto perché era un ammiraglio e non aveva paura di stare su un ponte, ma anche perché era un ammiraglio un po' vanesio e quindi aveva sul petto questo gigantesco riconoscimento turco, che era un grosso fiocco che i nemici pare fossero stati in grado di identificare per mirare meglio al capo delle flotte inglesi. Tant'è che l'aver abbattuto Nelson aveva di conseguenza anche abbattuto il morale di tutta la truppa, anche se poi Trafalgar è finita come è finita. Se non hai mai visto la Victory, e giusto, vieni da Blackpool, no? Vai giusto a Portsmouth a vedere la Victory. Io l'ho vista quando ero piccola e mi emozionò tantissimo, ma sono certa che emozioni umani di qualunque età. A me avevano raccontato che il ponte era dipinto di rosso perché così chi combatteva sulla Victory non avrebbe potuto distinguere il sangue. In realtà era semplicemente perché la pittura in ocra rossa era l'impermeabilizzante più economico dell'epoca, quindi in quello avere il ponte rosso non era un esempio di coraggio.
Ma se appunto le navi ti commuovono e sei commosso o commossa dalla storia della Temeraire, vai a vedere per chi è morta la Temeraire. È stato in nome della Victory, in tutti i sensi. Per la sezione Navigando ho tre gemme di cui voglio parlarti. La prima è un Tumblr che si chiama Entertaining the Idea, trovi come sempre il link nel doobly-doo. Si occupa di diffondere notizie del mondo cinematografico, serie, internet, in modo un po' settoriale ma secondo i gusti che piacciono a noi, e sono sempre sul pezzo. Tra l'altro settimanalmente fanno un recap delle grandi notizie appunto della settimana ed è grazie a loro che ultimamente io ho scoperto un sacco di roba figa. La seconda è la pagina Facebook di Clara, che spero non me ne vorrà se io la chiamo bimba, perché la conosco da qualche anno e per me è sempre una bimba. Ha una vena artistica davvero invidiabile, la sua pagina Facebook raccoglie le immagini di tutti gli oggetti che crea. E infine c'è il blog Fancy Mistake, che non solo adesso è impegnato in una reading challenge, ma pare sia interessato a prendere il format della weakness e farlo proprio, cosa che come sempre ti esorto a fare tu stesso. Come ho detto recentemente, il format My Weakness è un open source, lo puoi prendere e trasformare in quello che vuoi. Il libro del momento è The Bone Clocks di David Mitchell ed è magnifico, è indescrivibile, non dico più niente perché sennò quando poi ne parlo nel book so già detto tutto nella weakness. Però ti volevo raccontare questo, a luglio David Mitchell ha pubblicato su Twitter una storia breve che si chiama The Right Sort, fatta di 280 tweet. La trovi anche composta, ma la puoi leggere dal fondo all'inizio, insomma, se apri tutto il suo feed di Twitter. Il punto clou di queste settimane, appunto, è stata finire la nona stagione di Supernatural. Ne parlerò a lungo quando finalmente farò di nuovo un video sulle serie, perché veramente, ragazzi, qua c'è bisogno, dobbiamo parlare. Adesso tu e io dobbiamo parlare. Dobbiamo parlare del finale di Supernatural, anche perché tra poco ricominciamo. Mi sa che l'ho già detto nel books, ma mi sono resa conto che il mio attaccamento sentimentale a Supernatural non necessariamente è soltanto a Dean, che amo, ma proprio alla serie, al panorama, ai personaggi, tutti quanti, mi rende veramente molto vulnerabile a Supernatural. Possono farmi quello che vogliono, mi distruggeranno conoscendoli, sono degli show creators, quindi per definizione sono cattivi, non è vero. Se anche tu hai bisogno di conforto o quantomeno di condivisione sul finale della nona stagione di Supernatural, vieni, abbracciamoci. Nel frattempo c'è stata un'altra cosa strappalacrime, cioè di nuovo l'ultimo episodio di Futurama. Futurama è stato cancellato again, visto che è stato cancellato più forse di qualunque altro show nella storia, ha avuto molti ultimi episodi, tra cui The Devil's Hands, quella puntata stupenda che ti ricorda di sicuro, semi-musical in cui il diavolo fa cambio di mani, eccetera, eccetera. In questo caso si chiama Meanwhile, e se la sono chiaramente vissuta come se fosse proprio l'ultimo ultimo. È molto dolce, è commovente a modo suo, sono 20 minuti di Futurama, quindi insomma non è snaturato, è sempre Futurama. E tra l'altro c'è qualcosa verso cui guardare, perché è in lavorazione Simpsorama, un crossover. Il real world è stato scosso nel bene e nel male. Gli Expendables 3, Mercenari 3, è come se non fosse mai successo. E uno di questi signori ha firmato per 3 film in cui farà Han Solo, e per carità non faranno finta che non sia passato del tempo, però ne è passato un po', né? Mi è dispiaciuto tanto vedere che Jet Li ha avuto molto poco spazio. Per il resto è un film dei Mercenari. Ha una trama anoressica e esplode tutto. Fine del riassunto dei Mercenari 3. Ho invece beccato su Sky 2 capolavori eccezionalmente diversi. Uno è La ragazza con l'orecchino di perla. Dunque, quando il quadro è stato qui a Bologna, a me ha un po' irritato il fatto che venisse trattato come una celebrity. Cioè, non mi piace quando un singolo quadro diventa il tiracarrozzone. Per quanto capisco che è giusto che vada così, insomma, che ci sia un quadro simbolo anche per le mostre, no? Quando viene messo quello più famoso. Il quadro in sé, La ragazza con l'orecchino di perla, a me non fa impazzire perché, secondo me, La ragazza con l'orecchino di perla ha lo sguardo un po' vacuo. Parlo soltanto del mio gusto nel leggere uno sguardo in un dipinto che è un capolavoro, quindi ecco, no coi guanti e con le molle, le devi prendere le mie affermazioni di più. Il film è uno dei caposaldi dell'attrazione che ha mia madre per Colin Firth. Ed effettivamente ha ragione. Ma su questo devo tirar fuori un'altra cosa. Io ho visto solo
il mese scorso, credo, il Pride and Prejudice dove Mr. Darcy è Colin Firth. Cioè, quella secondo me è una di quelle rare e fortunate combinazioni in cui l'attore e il personaggio rimbalzano l'uno sull'altro migliorandosi a vicenda. Difficile migliorare Mr. Darcy. Mr. Darcy certamente si incarna in modo particolarmente felice nel viso di Colin Firth. Diciamo che ho capito perché ci sono plotoni di innamorati e innamorate di Colin Firth. Finalmente ho capito, ho visto la luce. Vabbè, ma parlavo d'altro. Il film che è veramente il simbolo di questi ultimi giorni per me è Rush. Volevo a suo tempo vederlo al cinema, me l'ero perso, me lo sono beccato su Skipsilon e l'ho guardato con enorme attenzione. L'ha fatto Ricky Cunningham, che è molto bravo, secondo me, a fare queste storie toccanti. Io sapevo molto poco della storia vera. Si tratta del ritratto un pochino romanzato della forte competitività, ma tutto sommato amicizia, tra James Hunt e Niki Lauda. Credo che la mia conoscenza si fermasse al fatto che Niki Lauda era stato vittima di un incidente raccapricciante che l'aveva lasciato sfigurato. Però non sapevo molto altro. È il diverso approccio di due uomini molto diversi a una carriera certamente divertente che porta fama, donne e soldi, ma che alla fine ti chiede ogni domenica o sabato quello che è di mettere la tua vita in ballo. È romantico, è toccante. C'è un momento verso la fine in cui ero talmente in ansia perché volevo sapere come andasse a finire che ho barato, ho messo in pausa, sono andata su Wikipedia a leggere come fossero andati i fatti e solo con la consapevolezza della storia ho finito di guardare la fiction. Questo è quanto mi aveva coinvolto. Ho pianto tanto, come mi sono divertita, ho pianto moltissimo. Superfissa non è effettivamente in repeat perché non è una canzone, ma è un podcast, quindi ho pensato che te la posso vendere così. Esiste da credo il 2012, quindi io come al solito arrivo dopo la puzza. Si tratta di Night Vale. Night Vale è una serie di podcast che durano circa mezz'ora, 40 minuti, di una finta trasmissione radiofonica dalla fittizia città di Night Vale in mezzo al deserto. Sembra un villaggio di Lovecraft oggi, perché tra gli abitanti di Night Vale ci sono le figure incappucciate, alle quali è non solo imprudente ma vietato pensare a lungo, forme misteriose e nuvole che luccicano. Misterioso è un po' la parola chiave. È recitato in un inglese molto composto, quindi anche se magari non hai molta familiarità, io te le consiglio proprio senza problemi. Per di più ci sono un sacco di Tumblr, di siti online dove puoi trovare anche le trascrizioni dei podcast, quindi lo puoi usare quasi come un esercizio di listening, per cui ascolti il programma di Night Vale e intanto lo leggi. È qualcosa di irresistibile, la Guida Galattica incontra The Twilight Zone, incontra Lovecraft, incontra i podcast di Warren Ellis. A proposito di Night Vale, se per caso sei fan di qualcosa come Night Vale o come Pushing Daisies, che magari non ha tantissimo merchandise, invece di andare su Redbubble, dove le spese di spedizione sono molto alte, i tempi sono lunghi e in generale i prezzi, per quanto mi riguarda, sono un po' sproporzionati, ho trovato altri due posti con i quali invece io mi sono trovata benissimo. Allora, il primo è Zazzle, che fa di tutto, per cui loro effettivamente su materiale molto base, tipo la normale tazza bianca o la normale maglietta bianca, stampano un po' quello che ti pare e un po' gli pare. I prezzi sono molto buoni, c'è un efficace e molto conveniente sistema di acquisto sconti, eccetera, eccetera. Quindi con ogni acquisto ti arriva uno sconto, puoi darlo a un amico ti ridà lo sconto, eccetera, eccetera. L'altro posto, dicevo, si chiama Topatoco, qualcosa del genere. E hanno un umorismo in qualunque comunicazione di servizio, mentre fai l'acquisto, appena hai effettuato l'acquisto, quando ti devono confermare che hai effettuato l'acquisto, che rende ancora più piacevole comprare le cose molto belle che hanno. Io lì ho preso due magliette di Night Vale. La sezione app di questo video è double fast. Una è molto felice, l'altra no. Quella molto felice mi vede nel ruolo di zia orgogliosa, perché l'app di cui ti voglio parlare è sviluppata dal ragazzo di una darling che me l'ha segnalata su Twitter. Segnalata l'app. Si tratta di Conclave Game. E anche se l'inizio del tutorial può sembrare un po' complicato, ti assicuro che non è così. Lo scopo del gioco è fare leggere i cardinali del conclave come vuoi tu. L'obiettivo è avere una fumata bianca.
Se vuoi essere ammesso in questa magnifica cappella Sistina virtuale con acconcio o accompagnamento sonoro, lo trovi a 0,89 sull'App Store. L'altro argomento di cui voglio parlare è iOS 8. Ciao, mi chiamo Federica e io odio iOS 8. Lo odio semplicemente perché ha reso l'iPhone 5 instabile, che consuma veramente troppa batteria e lentissimo. Persino il mio spacciatore di serie, che era un uomo Apple da tempo immemorabile, è passato a Samsung. Quando l'ho visto succedere mi sono detta: la Apple sta facendo qualche minchiata se ha perso lo spacciatore di serie. Altra cosa relativamente sgradevole, ma insomma fossero queste le tragedie della vita, ti ricordi settimane or sono io ti avevo parlato di un'app che si chiama Godus? Divertentissima, mi piaceva da morire. Ecco, su iOS 8 io ho perso tutti i progressi fatti, ho provato a ricominciare da capo, ma ripeto, tutto molto instabile, sia Obama, cioè l'iPad, sia l'iPhone. Quindi, visto che mi piaceva tanto il sistema di scolpire il panorama a strati, ho scaricato la versione per computer. Non l'avessi mai fatto. Quindi tutto questo è per dire, se ti ho fatto cominciare a giocare a Godus, mi dispiace. Ecco qua, my darling, queste più o meno sono state le linee centrali delle ultime 3 settimane. Se per caso già ci seguiamo su Instagram, sai dei miei faraonici programmi per i prossimi video, per cui a breve io vorrei anche farne uno che avrei pensato di intitolare Let's Talk 12, in cui possiamo parlare un po' di Doctor Who anche a metà, insomma, fin dove siamo arrivati. Io sto adorando Capaldi, non avrei mai pensato fosse possibile, lo adoro. Vabbè, ci ho detto sempre, se già ci seguiamo su Instagram, sai che in realtà la cosa che più mi ha fatto impazzire nelle ultime settimane sono i piccoli. È un grosso problema, io temo che non potrò tenerli tutti, anche per non avanzare troppo in fretta nella mia carriera di gattara, e la cosa già mi distrugge, ma è prematuro. Oddio, guarda che provo a uscire dalla scatola. No, ci vuole un filmato, ci vuole un filmato. Sono molto fiera del box che gli ho costruito. Cioè, di cartone, però sono molto fiera lo stesso. Quella è Rorschach, vedrai. Rorschach? Tu capisci che anche quando arrivo a casa la sera è difficile rimanere concentrata per fare qualcosa, perché ci sono questi che hanno l'effetto acquario, caminetto, per cui stai lì a guardarli per delle ore. Vabbè, cercando di essere concreti. Ti prego, se ti devi portare a casa una cosa sola da questo video, fai che sia Night Vale. Ti prego, dalle una chance, che se magari ti piace così finalmente ho qualcuno con cui parlarne. Come al solito, raccontami la tua weakness. Il modo più sicuro di farmi arrivare il link a una weakness è su Twitter, perché così io lì ho tutto il panorama. In generale, anche se non sono molto affidabile con i tempi, rispondo sempre a tutto, o almeno ci provo. Per qualunque altro tipo di comunicazione ci sono tutti i link qui sotto, e se ti va, ci vediamo la prossima settimana, prometto. Ciao.